Buonasera, cronaca aretina speciale dedicata al calcio, alla presentazione del nuovo allenatore dell'Arezzo Stefano Sottili. Tra poco sentiremo una sintesi della lunga conferenza stampa allo stadio, alla presenza anche del direttore Gemi, del direttore generale Riccioli, un Sottili che è sembrato molto carico. Hanno colpito le sue parole anche di come è stato impressionato dallo spirito di gruppo che si respira in casa dell'Arezzo. Partiamo dal basso, ma insomma possiamo fare molto bene. Allora sentiamo qual è il suo manifesto per questa sua nuova esperienza, questa nuova stagione all'Arezzo. Sentirete anche le parole proprio dello stesso Gemmi su quelli che potrebbero essere gli obiettivi di mercato dell'Arezzo. E allora, Stefano Sottili. Premesso che di mercato non parlerò mai, quindi non mi chiedete, anche in futuro non fatemi domande sul mercato, perché tanto non vi rispondo. C'è chi lo farà, non vuol dire che con il direttore non parleremo di mercato, di giocatori, di situazioni, questo no. Però mi sembra anche corretto fare così, sia perché non me ne occupo io, sia perché, a me non me ne occupo io chiaramente in prima persona, ce ne occupiamo tutti insieme, ma anche perché credo che sia una, fra virgolette, mancanza di rispetto a quei giocatori che già sono e fanno parte di questo progetto. Cosa mi ha chiesto la società? Mi ha chiesto di riuscire a fare un gruppo nel quale si possa identificare un pochettino quella che è la nostra mentalità, la nostra voglia di essere protagonisti. Si deve ricreare tutto. Non dimentichiamoci che ci sarà un gruppo totalmente nuovo e quindi la ricerca di prendere non solo calciatori funzionali a quello che abbiamo in testa, che è stato subito uguale da parte dei due direttori rispetto a quello che ho in testa io, è stato uno dei motivi per cui mi ha portato a fare questa scelta, e quindi la ricerca di persone, ragazzi, uomini che oltre ad avere le qualità tecniche funzionali per fare un campionato in cui si possa essere sempre pronti a giocarcela, sempre pronti a vender cara la pelle in qualsiasi gara interna ed esterna, però soprattutto uomini, perché solo così si riesce a fare in modo di poter superare momenti difficili, di poter continuamente aver la voglia di crescere. Veniamo a 40 punti prima, e per arrivare a 60 si passa da 40, ok? Vuoi una risposta così? Arriviamo a 40 punti. In quanto tempo? Io ci vorrei arrivare il prima possibile. In 10 partite non si può, i punti sono 3. Ci vorrei arrivare il prima possibile per poi avere più tempo a pensare ad altro. Ma non è questo il messaggio che bisogna mandare in questo momento della stagione. Non è questo. C'è un messaggio diverso da che voglio mandare. Per me si gioca sempre per vincere. Quindi vorrei che dopo 34 partite i punti, invece che 40 fossero 42, vorrei, probabilmente non sarà fattibile, ma lo spirito deve essere quello, la voglia di non accontentarsi mai. Qui ci sono tante persone che lavorano per l'Arezzo, devono avere la voglia di lavorare per l'Arezzo. Se qualcuno non ha voglia di lavorare per l'Arezzo, gli auguro di trovare un altro lavoro, e questa deve essere la mentalità che devono avere anche i calciatori. Ma questa mentalità qui, e la dobbiamo creare, siamo nella fase di formazione di tutto, anche della mentalità. Ci sarà un gruppo tutto nuovo da plasmare appena inizieremo a lavorare, ma queste sono le componenti, le fondamenta che ci devono portare a un percorso che durerà 9-10 mesi, sarà un percorso lungo, sarà un percorso importante, impegnativo. Ma con quelle componenti lì, con quelle doti morali, credo che anche nei momenti difficili
se ne potrà venire fuori nel miglior modo possibile. Quindi gli obiettivi, si va per tempo, l'obiettivo vincere più partite possibili, per me l'obiettivo è la prima ora iniziare il ritiro, poi ti dirò la prima partita di Team Cup, perché io gioco sempre per vincere, anche se giochiamo a biliardino, anche se giochiamo a carte, non gioco mai per perdere, se no vado a pescare a cercare funghi. E anche chiaro? Anche lì. Ah, sì, certo. E anche lì si va a petrovale per prendere pesci. Fare una squadra e inserire 20 giocatori non è mai semplice, ma comunque ce la faremo. Quindi su questo assicuro. Il come poi sarà il campo a dimostrarlo, perché qua parlare di obiettivi io condivido e dentro di me è una parola che non dirò mai, so nella mia testa qual è l'obiettivo, però non lo dirò mai. Il discorso nasce dal fatto che poi c'è un rettangolo che deve dimostrare questo. Quindi le parole, in un momento di mercato dove, se venite con me, il 90% delle cose che mi dicono sono bugie, è inutile stare a riportarvi le bugie che poi dopo... Quindi preferisco dire, sondare bene quel 10% delle verità e dirvi le verità. Sicuramente sarà fatto uno sforzo sul reparto offensivo, però adesso dobbiamo essere bravi a capire e a centrare l'obiettivo, che non è semplice, che in questa fase di mercato tutti vogliono andare minimo in B o guadagnare cifre astronomiche. Però sicuramente io ho una grande forza, che è il nome Arezzo. Questo mi dà grandissima forza, perché dove si siedono, e loro lo sanno, io lo faccio per battute, dove si siedono squadre che al momento di mercato sembrano molto blasonate, mi siedo anch'io. Poi, dopo le chiacchiere, porte in vento, il mondo di bugie, ma tutti mi dicono aspettiamo, vediamo, facciamo, faccio il ritiro, parti il ritiro, poi vediamo. Quindi è una fase di mercato un po' così, un po' intasata, ingolfata. Quindi, però noi, anche noi, io, il mister e tutti quanti, Andrea, abbiamo intenzione di cercare di migliorare il più possibile il reparto offensivo, però premesso il più possibile. Poi vediamo un po', io ho sentito anche nomi abbastanza antisonanti accostati ad Arezzo o accostati anche altri club molto blasonati, Parma, Venezia, però noi lavoriamo, questo è sicuro, lavoriamo per migliorare e per portare il meglio possibile. Poi sarà il campo e quanto saremo bravi a dimostrarlo. Prendo questo, faccio quello, arriviamo lì. Secondo me è anche un senso non corretto, perché è il campo che lo dimostra. Non ci sono altri fattori. Quindi il nostro primo obiettivo è la prima partita. È il ritiro, è la prima partita. E ci misuriamo con tutti. Il nostro obiettivo è misurarcela con tutti. A prescindere dal nome che incontriamo o dal blasone che incontriamo. Perché siamo l'Arezzo. E l'Arezzo ha il blasone pari a tutti. Anzi, di più, questa categoria l'Arezzo non la merita. Poi, questo non vuol dire di puntare altro, vuol dire che è una piazza, è un blasone che quando vai a parlare con i giocatori sicuramente ha un appeal forte. Sappiamo tutti quanto è importante avere, io non dico un solo giocatore, ma avere un gruppo di giocatori che possano essere tutti insieme molto bravi e molto partecipi alla fase offensiva. Perché se prendiamo un attaccante che ci fa 20 gol, prendiamo un attaccante che fa 20 gol e li fa solo lui e siamo punte a capo, bello, allora siete tutti contenti che abbiamo un attaccante che ha fatto 20 gol e quegli altri 10? No, allora noi bisogna trovare un attaccante sì che faccia il suo, che giochi per la squadra, che faccia 15 gol, bene, se ne fa 18, tutti contenti, 22 contentissimi, magari lo vendono anche per la prossima stagione, così fanno anche mercato. Però abbiamo bisogno anche degli altri che partecipino alla fase offensiva. Un attaccante che mi sta là e mi fa 22 gol, felicissimo, poi dopo mi deve lavorare anche in fase difensiva. Perché tanto il pallone ce l'abbiamo noi e ce l'hanno loro. Quando ce l'abbiamo noi bisogna fare un certo tipo di lavoro, quando ce l'hanno gli altri bisogna cercare di andare a riprenderlo il prima possibile. Che cosa avremmo fatto? Non te lo so dire, di sicuro qualcosa in più di quello che siamo riusciti a fare a fine della stagione. Non sono legato in maniera ossessiva a un solo sistema di gioco. È chiaro che avendo la possibilità di poter
allestire una squadra quasi completamente dal nuovo, considerando che erano solamente tre i giocatori sotto contratto della passata stagione, della passata rosa. L'idea è quella di iniziare a giocare con un 4-2-3-1, dico 4-2-3-1 e non 4-4-2, perché non amo tantissimo le due punte in orizzontale. Non mi piace più giocare con una punta in verticale sotto, che all'occorrenza mi possa o venire a giocare tra le linee o attaccare la profondità, però all'occorrenza. Per il resto ho giocato con la difesa a tre, ho giocato col centrocampo a rombo, quindi con un trequartista dietro, come spesso ha giocato nella passata stagione l'Arezzo, un trequartista dietro a due attaccanti. A Venezia abbiamo vinto il campionato con quel sistema di gioco lì, quindi è anche in base ai giocatori che ho a disposizione per poterli utilizzare nel miglior modo possibile, per poter far rendere al massimo e metterli nelle migliori condizioni possibili di poter esprimere il loro potenziale. Quindi molto è legato a questo, però l'idea è quella di lavorare su 1/2 sistemi di gioco, e su quel sistema di gioco lì poi dopo vedere tutte le varianti da utilizzare sia per la fase difensiva che per la fase offensiva contro i vari sistemi di gioco che andremo ad affrontare dei nostri avversari. Arezzo rappresenta tanto. Arezzo rappresenta... Io sono toscano, abito qui vicino. Era una delle più blasonate, ma non si può vivere di ricordi. I ricordi ci aiutano a crescere, fanno parte di noi stessi, fanno parte della nostra storia, sono quelli che ci danno la possibilità di migliorarci, perché sono in base alle nostre esperienze, no? Che poi dopo cambiamo, modifichiamo il pensiero e quindi ci vogliamo migliorare, benissimo, ma non si vive di ricordi. Conta quello che si deve fare da qui in avanti, conta quello che faremo. Allora, siccome c'è grande entusiasmo, io ho lasciato fuori Stefano, ma ho lasciato fuori Stefano alla fine, perché vederlo mettersi a disposizione, siamo stati insieme un po' di tempo, andare a vedere ritiri, su tutto quello di cui parlavamo, perché non è stato solamente per dal punto di vista organizzativo, con questo entusiasmo, e sto parlando di entusiasmo di gente di Arezzo, ragazzi, è tanta roba, e questa roba qui va coltivata, ma si coltiva tutti insieme, non la coltiva solamente la squadra. Chiaro che la squadra deve essere il traino, i risultati sportivi devono essere l'accelerante di tutto, sono quelli che fanno in modo che tutto il percorso venga velocemente fatto, ma non è solamente quello. Allora, visto che ho riscontrato tanto entusiasmo, visto che a me piacciono le squadre, i gruppi, che dal punto di vista emotivo riescono a trasmettere qualcosa, che se non mettiamo passione in quello che facciamo, ma cosa lo facciamo a fare? Pensate che nel mondo del lavoro renda di più chi va a timbrare il cartellino tanto perché deve portare a casa lo stipendio? No, se quello che timbra il cartellino, fra virgolette, ama anche quello che fa, il rendimento è sicuramente maggiore. Ma io ho trovato Nanni, il magazziniere, che ama quello che fa. L'ho trovato con la moglie dentro gli spogliatoi. E queste gente, e ce ne sono tanti ad Arezzo, e quelli che non hanno capito questo spirito qui, secondo me farebbero bene andare via. Perché con me troveranno difficoltà e non faranno parte di un progetto che ho riscontrato invece almeno nelle tre persone che ho qui di fianco a me. Io vorrei questo, vorrei che si riuscisse
in campo a trasmettere quell'entusiasmo e a tirarci le simpatie dei nostri tifosi, perché tanto i nostri tifosi sono lì perché vogliono il bene dell'Arezzo, perché saranno strafelici se i giocatori riescono a dare tutto quello che hanno, al di là chiaramente che poi dopo sono sempre i risultati, no? Però l'Italia ha perso, ma sono usciti tra l'abbraccio dei propri tifosi, sono arrivati all'aeroporto e sono stati abbracciati. Io mi ricordo che quando sono partiti, visto che prima ha citato Conte, quando sono partiti c'era molto scetticismo nei confronti di questo gruppo. Ne sono usciti non per la grandissima qualità del gioco che hanno espresso, ne sono usciti perché hanno dato tutto quello che potevano dare e sono riusciti a farlo capire a tutti gli italiani. Io voglio questo, io voglio che la squadra, il gruppo, lo staff tecnico, nella massima umiltà abbia anche la personalità di fare le cose. Ci si deve nascondere. Chi si nasconde con me, chi non si prende responsabilità, farà fatica a giocare. Però non è solo ed esclusivamente un percorso legato a staff tecnico e squadra. C'è un coinvolgimento più ampio che deve arrivare a comprendere tutta un'intera città. Perché fondamentalmente i tifosi sono pronti lì, sono pronti. Non vedono l'ora di essere partecipi, non vedono l'ora di poter incitare i ragazzi. Se continuano a venire allo stadio, nonostante Sky, Serie A, Serie B, eccetera, eccetera. Perché? Perché hanno dentro di loro la passione verso questa maglia, ok? E noi ce la dobbiamo meritare. La squadra deve essere brava a meritarsi l'affetto dei propri tifosi, perché insieme poi dopo si riesce a superare il momento difficile, si riesce a far sì che si possa dare anche quel qualcosa in più. E quel qualcosa in più non lo devono dare solo ed esclusivamente i giocatori, quel qualcosa in più lo devono dare tutti quelli che vogliono il bene dell'Arezzo, tutti.